Innovazione e tradizione puntando verso la qualità. Questo è il motto dell'Istituto Alberghiero Perotti di Bari, dove si è tenuta lo scorso 29 gennaio la terza edizione del premio Puglia a Tavola, che premia le tre strutture ricettive e le tre strutture ristorative che si sono contraddistinte nel corso del 2014. I ragazzi, tutti i docenti di sala e ricevimento coinvolti. Io voglio soltanto dire una cosa, sono orgogliosa di essere sempre alla guida di questo istituto, perché questo istituto non è frutto del suo dirigente, ma è frutto di una grande squadra dove nessuno tende a primeggiare, ma a lavorare tutti insieme. Quindi grazie all'Istituto Perotti. Siamo giunti alla terza edizione, è un premio ambizioso e importante perché andiamo a individuare ogni volta le strutture che hanno avuto successo, ognuna per un aspetto particolare nell'anno 2014. L'altra particolarità stasera è nella scelta del menù. Noi ci siamo nel nostro motto tradizione e innovazione, puntiamo ormai verso la qualità, quindi con attenzione per una cucina sana e naturale, e un menù che stasera è ancora più vegetariano, un menù particolare. Lo chef Antonio De Rosa coordina una brigata di chef e di ragazzi. E ci tengo a sottolineare che stasera sono impegnati moltissimi alunni, moltissimi docenti, perché questo è un lavoro pesante, un lavoro di una squadra, e io affermo con molta gioia e continuo a dirlo, a parte che questa per me è la scuola più bella, la dirigo con molto amore, proprio perché loro sono una squadra e riescono, stanno tutti insieme, quindi non c'è mai chi deve primeggiare, e quindi il successo è quello appunto di lavorare tutti insieme. Quindi è un'importante esperienza formativa per i ragazzi? Sì, moltissima. Innanzitutto perché chiaramente si stanno cimentando con un pubblico esterno, quindi questa è la cosa più importante. E in secondo luogo perché loro vedranno nelle figure che saranno premiate e sentiranno dalle loro parole come queste persone si sono affermate, cioè sono nate dal nulla e quindi con sacrifici, ma soprattutto con molta attenzione allo studio del piatto, e quindi l'attenzione particolare alla cura del piatto o alla cura della struttura, sono arrivati dove sono arrivati, insomma, quindi hanno riportato un certo successo. Questo è molto importante per i nostri alunni, perché ritengo che quello l'esempio per noi docenti e per loro che rappresentano poi il futuro lavorativo sono chiaramente i due caposaldi fondamentali. Si è puntato infatti sulla cucina mediterranea vegetariana, utilizzando esclusivamente prodotti dell'agricoltura biologica del territorio pugliese. Questa è anche un'importante occasione per gli studenti di confrontarsi con il mondo del lavoro. Sicuramente sono degli appuntamenti importanti sia per il territorio, ma soprattutto perché è una scuola, è un istituto che organizza tutto ciò, quindi slancio ai ragazzi, spazio ai ragazzi, all'imprenditoria, e perché no, un'imprenditoria legata alla terra e quindi ai nostri prodotti è sicuramente un'arma vincente, sarà un successo. Anche ad Acquaviva abbiamo investito sugli studenti, perché abbiamo avuto, grazie anche alla regione, l'indirizzo agrario e agroalimentare da quest'anno adesso, e quindi proprio ambientale, proprio per convincere e per spingere i ragazzi a investire sulle nuove professioni che si possono aprire nel settore agroalimentare, ambientale e anche, diciamo, agrituristico.